Ma ciao, 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 Io pensavo ci fosse Puccino. Puccino Pio. Il Puccino, no, quella è roba anni 90. Puccino della Carlucci, oggi attuale. Non sei da vicino, fa paura. L'hai visto? Cerca la mamma. Ma troviamo una mamma a sto Puccino. E gliel'ho detto a Milli. C'ho una che la chioccia. Sediamoci, grazie. Dove ci dobbiamo sedere? Caterina, sedere? Guarda, decide Barbara Foria, visto allora, che Sergio è in mezzo a noi due che siamo. Vedi, mamma mia, ci offre pure un buon caffè. Lo volete? Sì, a quest'ora. Se si può scusa, avere. Se si può avere. Sono le 15.40. Vabbè, fino alle 18 mai... si può mangiare il caffè. Non c'è orario. Fino alle 18. Cioè, passate le 18 non puoi prendere più il caffè. Ma chi te l'ha detto a te? Ma è una regola. Mai? Si sa. Vabbè. Come stai? Ma bene, ma senti, è la regia. Neanche una comparsa mi hai fatto fare. Ci conosciamo da 20 anni. Ma come? Ti ho pure ospitato, sei proprio una schifezza. Ma se ti ho chiamato mi hai chiesto tanti di quei soldi che ho detto, guarda, non ce li abbiamo. Ma non... Cioè, voi quanto va, costa il film? Non ce la facciamo. Infatti... A lei l'abbiamo pagato con le patatine, dai. Per e non pagare a me, a Tosca d'Aquino, cioè due di mettetemi noi per mettetemi la locandina, ragazzi, sono dal 13, non lo sanno qual no, è ma poi il ci film. Sono un sacco di nomi, io vorrei salutare tutti gli attori che hanno partecipato, sono una marea. Tutti con le patatine. Tutti con le patatine. Se me lo dici. Alcuni le noccioline. Ragazzi, sono talmente tanti. Scusate. Che si è messo solo lui sulla locandina. No, per allora, le inquadrature allora, di lui. Cioè, scusa, sei veramente un egoista. Non sono, no, non l'ho scelta, no, io la locandina, com'è, per piacere. Egoista, eh? Smettetela. Non l'ho scelta io. Scusa, sei tu il regista, produttore, sei tutto tu, non chi l'ha scelta? Ho fatto tutto io, va bene? C'è della me la suono e me la canto da solo, leggo, va bene? Della polemica, entra, no, di righe. Ma guarda quanti nomi, Federica De Benedittis, Giuseppe Cantone, non li hai messi, non li hai messi neanche dietro così sfocati. Come no? Pure la farfalla, così, non si vede. La farfalla non si vede? La farfalla non si ma vede. Ma si sente, poi è tutta una storia, è tutto un fatto, una metafora. Ma raccontacelo come si sente. Non ho capito. No, non ho capito che ha detto, ma era me, sono sordo. Raccontaci come si sente la farfalla in questo film. Come si sente la farfalla in questo film? Detto, in gabbia, in gabbia, poi viene liberata. Cioè la farfalla è un simbolo, una metafora. È un simbolo di rinnovamento, no? Di rinascita. Dal brutto, dal bruco diventa... Farfalla. E chi è questa farfalla? Beh, ce ne sono tante. Diciamo che è un film molto al femminile. Ci sono più le donne, sono più donne, sì, che uomini, sì. Insomma è abbastanza una... equilibrato, ecco. È un film molto corale. Aiutami. È un film molto corale. Posso dire una cosa seria invece, visto che mi ha fatto uno burdello nei primi no, 5 minuti? No, l'ha fatto lei, io non ho fatto niente. Allora, è un film bello, ma non perché c'è qui Sergio. Sergio come attore lo conosciamo, bravo. Io non lo conoscevo come regista ed nemmeno è bravissimo io. Perché la parola giusta è generoso. È molto generoso ed è stato generoso con tutti gli attori di questo film, che sono tanti, tante donne. Dove io... eravate? A Ischia? A Ischia. Ma ci siamo divertiti, Cateri. È la prima volta nella storia, credimi, cioè dei film che ho fatto, delle fiction, cioè, dove la crew, dove c'è, cioè, i macchinisti, gli elettricisti, cioè mi chiamano e mi dice: "Sì, quando facciamo un altro film?" Perché è stata una vacanza, è vero, è stata una vacanza. Una gita, hai presente le gite del liceo? Noi non vedevamo l'ora di andare a Ischia e pregavamo soprattutto che magari ci fosse maltempo per non ritornare dall'isola, capito? Perché la sera a mangiare, sì, a bere, cioè è stata veramente una cosa, è stata... Guarda, uno succede una volta veramente su 100, secondo me, è un film illuminato. Ma illuminato, perché c'era un'energia comunque incredibile, fantastica. Sergio, cioè, un attimo, la vita è così. È così per Sergio. Cioè, Simone, no. Da Capri... A Ischia, È un isolano, è un isolano. Basta che non rivedere quel momento di Capri quando tutti noi l'abbiamo cominciato ad amare in televisione, perché nel frattempo era già arrivata, sì, la grande Bert Müller. Era un po' più giovane. Va bene, Sergio, non ti buttare giù. Lo so, buttati giù, hai ragione, sei fesso. No, sei esatto, buttati. Esatto. Lì, Sergio, lì. Dove devo guardare? Qua. Ah, là. Alzate, vieni a dare una mano, va. Qua tutti dobbiamo dare una mano. Ma per che cosa? Ma come? Il ristorante, te lo sei scordato? Stasera abbiamo tutto esaurito. Ci sono 20 persone a tavola. Dai, alzati. Ma che ore sono? Uè, è l'ora che ti devi alzare, capito? Dalle! Dalle lo dico io! Alzati! Scostumato! Scostumato, sempre, è uguale sempre. Per me non è vero che è uguale, sì, sì. È uguale, sì. Ma vediamo se anche uguale Barbara Foria. Per te ho scelto un pezzo. Che paura, perché sulla mediocrità e su uomini e donne. Tranquilla, era l'anno scorso. Allora, meno male, non si sa fa.
Io sono a favore della campagna per la mediocrità, ve lo dico. Io, guarda, io non voglio essere nemmeno la regina Elisabetta, non voglio essere Wonder Woman, io voglio essere Camilla. Pensate che lo fa la vita più bella. Ragazzi, quella la mattina si sveglia, il cappellino, mangia, beve, il vestito. Scusate, pensate, voi non vorreste essere come lei? Che tutte le mattine va all'ippodromo, si mette il cappellino e saluta dal balcone ogni tanto per passare il tempo da un coppino dietro la testa di Carla, così. Guardate, secondo me fa una vita bellissima. Io ve lo dico, rivendico in quanto donna il diritto alla mediocrità e quindi io non voglio fare 100 cose perfettamente contemporaneamente. Siete d'accordo? Parità per parità, come con gli uomini, se vogliamo averla. Io rivendico il fatto che se ho 36 di temperatura voglio stare a letto, avere i brividi, avere le visioni come il mio fidanzato Pisolo, ma pure con 35 e mezzo. Io non mi voglio alzare, voglio stare sotto il piumone, non voglio andare a lavorare, non voglio fare lavatrice, non voglio accompagnare i bimbi a scuola, magari nemmeno al catechismo e a fare tutte le attività. Io voglio stare a letto, portatemi colazione, pranzo e cena. Attenzione, ma abbiamo un fidanzato Pisolo, intanto sì. È arrivato il caffè, sì, se volete. Grazie. Come abbiamo siamo Pisolo. Messi in questione di amore? Io sono innamorata. Anche che io. Bello. Sì, siamo innamorati. Ti vogliamo dare uno scoop? State insieme? Ti avevo detto di non dirlo. Vabbè, però abbiamo detto... Ti avevo detto di non dirlo. Non mi toccare. E allora bacio. Non mi toccare. Dillo, dai. No, no, ma è pomeriggio, pomeridiano, sono i bambini. Ragazzi, fatemi prendere un caffè in santa pace. E a me non me l'hai dato, però. Te lo sto facendo a te, tesoro. Vedi? Amore mio. Vado, tesoro, luce della mia vita. Ma quando è successo? È successo a Ischia? No, 32 anni fa. Molto prima. Molto prima. Molto prima. Sì, sì. Ma che cosa? Che chi? Ha detto vera perché non ci credi? Perché non ci credi? Non è vorresti possibile. Vorresti essere innamorata tu di lui. Giustamente. Mettiti in fila, bella. Bella, mettiti in fila. Allora, no ragazzi, anche perché io Barbara la frequento e arrivano certi ragazzi, ma andiamo avanti. Ma Naya, comunque guarda, ti giuro, non puoi presentare i tuoi ragazzi alle amiche perché proprio... No, beh, io chiamo Valeria. Valeria, ma non sei Barbara, con chi si è presentata? Sergio, invece qui noi siamo fermi alla passion. Amore. Abbiamo novità? No, non ho sentito... Che è successo? No, ha detto che su questo film è bellissimo perché ci sono tante attrici eccezionali. Ah. Io, Barbara Foria, Tosca d'Aquino, Anna Tancredi, Federica... De Benedittis. Giobbe Covatta no, ci sta. Anche Tosca d'Aquino, Giuseppe Cantore. Ragazzi, c'è un cast... No, veramente? Mi stavo affogando, scusate. Ti sta bene perché hai glissato sulla passion. E vediamo il pezzo del film, grazie. No, allora, Gabriella Passion. C'è una farfalla nel nostro film e la farfalla è il simbolo comunque delle donne, di tutte le donne. Tu a me non mi puoi raccontare le palle come fai con mia figlia, capita? Non stiamo facendo il film di Natale. Madonna, quello manco più in cassa. Non mi fai ridere. Perché non è il film di Natale. Ascoltami bene. Tu a mia figlia non la puoi prendere più per il c***o, che la piccerella già ha sofferto troppo perché è cresciuta senza un padre. Ma meglio così, perché gli uomini come te non servono a niente. Te ne avevi ragione. Lo scarafaggio sgattaiola. Lo scarafaggio sgattaiola? Chi le ho gatto sgattaiola? Vabbè, comunque come fa, tanto lo schiaccerò. Lo schiacceremo, quello scaragatto! Gattofaggi! Se ho gatto sgattaglio, lo scarafaggio come fa? Scarafaggiola! È troppo bello! Lo scarafaggio come fa è bellissimo! Vabbè, delle uscite a napoletano ci sono, allora facciamo così, aspettando il 13 giugno per vedere questo film. Sant'Antonio. Sant'Antonio da... Padova? No, da Ischia. Sant'Antonio da Ischia, Non mi confondete, per favore. 13 giugno comunque al cinema. 13 giugno al cinema. Vediamo chi è più bravo con il napoletano. La parola ascensore. Che ci vuole? In napoletano come si scrive? Ah, raga, fammi Nardi. Facile. Nardi. Dai. Nardi, non è che perché il tuo compleanno puoi parlare, eh? Già eccolo. Cioè, allora, scritto. Lui ha scritto, lei ha scritto. Cosa avete scritto? Tram a muro. Cioè il tram che va sul muro, capito? L'ascensore. Poesia. 1-1. Lo specchio invece, lo specchio, come si dice lo specchio in napoletano? E che ci vuole? E che ci vuole? Intanto non lo loro so stanno... se...
Loro scrivono, Nardi, scusami, come si dice? No, Nardi. Utalo qual. Cosa dici? Utalo qual. Più o meno. Io a tu per tu, a tu. No, tu che hai scritto? No. A tu per tu. Ma che era a tu? No, era... A tu, che hai scritto? Era a tu per tu. Ma no, è... o tale quale. O tale, ah, tale quale. Che poi la fotografia si invece a tale quale. Quale. Sì. E invece è tu. 2-1, mettetelo qui dietro in grafica, i sogni della conduttrice, 2-1. Allora, aspetta, devo scrivere in questa trasmissione si bleffa. Ma che si bleffa? Trasmissione si imbroglia, ecco. Vai, scritto, sì. Un'altra parola? Imbroglia. Eh? No, dai. Che dai. Fa? Albicocca. Ah. L'albicocca, questa neanche Filippo Nardi lo sa. Ma come si dice? No. Albicocca in napoletano, scritto in inglese. Scritto? Lui ha scritto Crisommola. Crisommola. Io per E allora come si dice invece cinema. Il cimena. Il cinema. O cimena. Ah! No. Ma anticamente. Certo. Ah, sì, me lo ricordo. Il cinema, come si dice? Come si dice? Perché guardi l'autore? Lascia perdere, sono 100 sono 180 puntate che mi fanno sbagliare. Allora, una volta fecero anche un film, ci hanno fatto un film. Un brodo scuro. Ci hanno fatto un film. Che ha scritto sotto scuro? Un brodo scuro. Ma che è un brodo scuro? Vedi, un brodo sotto il lenzuola. Un brodo scuro. Vabbè, scuro è cinema, un brodo sotto il lenzuola. Dinta. Vabbè, ho sotto rindelle questo sotto. Non lo sapevo e posso dire che grazie perché mi avete insegnato una nuova parola in napoletano. E non sei pullman? Pullman. Come lo dice bello? Pullman. Come ho pullman? Pullman. E ho pullman passa poco, quindi... No, pullman non lo so. O pullman, come si dice? Ve lo dico o io. O pullmandino, non lo so. O porta cristiano. Vai, porta cristiano. Dai! O porta cristiani, non lo so, non lo so. Sì, ragazzi, era questo, era sì. Questo. Tipo invece l'uomo sciocco, anche il tipo di verdura. La so! La so, ne conosco tanti, dilli, sì. Tanti. Friariello. Ah, Friariello, sì. Sino Friariello. Sino Friariello. Sì, chi le è proprio un Friariello? Ma no, non è Friariello, chi le è proprio un Friariello.